ricordato nel momento della premiazione, questa giovane poliziotta, 24 anni, che era a fianco del magistrato Paolo Borsellino, ha detto: è questo l'esempio da seguire, perché Borsellino e Falcone sono davvero inarrivabili. Sì, perché soprattutto i ragazzi utilizzino questa inarrivabilità come una sorta di alibi. E allora ci sono esempi più vicini a loro, come Emanuela Loi, una ragazza di 24 anni che, consapevole del rischio cui andava incontro, quel tragico 19 di luglio del 1992 era al suo posto. E quindi, come ci ha già detto tanto tempo fa Ernest Hemingway, non chiederti per chi suona la campana suona anche per te. In un momento nel quale purtroppo forse abbiamo un deficit di credibilità delle istituzioni, dove ci si allontana dalla cosa pubblica, e invece tutti, nessuno escluso, l'informazione, la politica, le istituzioni, dovremmo tutti lavorare perché i ragazzi si riapproprino di una cosa che è loro, che è la cosa pubblica. Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo presente oggi a Pescara per il premio Borsellino, lei ha ricordato sul palco della sua prima esperienza da magistrato, ha detto: sono andato a Milano perché qualche tempo prima a Milano era stato ucciso un giovane magistrato, Emilio Alessandrini. Sì, la mia scelta fu nel 78, e meno di un mese prima era stato ucciso Emilio Alessandrini. E ricordo che il mio sentimento fu quello di andare a ricoprire un posto analogo. Pensai: se ne uccidono uno, altri 100 devono essere pronti per prendere il suo posto, perché la criminalità non può combattere né può competere con lo Stato, e gli uomini dello Stato devono essere sempre capaci di fronteggiare quella criminalità. Credo che la reazione poi dello Stato è stata sempre forte, sempre capace di contenere, per quanto fu il contrasto alle Brigate Rosse, alle formazioni terroristiche, c'è stata una vittoria piena. Sono convinto che riusciremo ad averla anche nei confronti delle mafie. Credo che sia veramente un riconoscimento al lavoro dei giudici abruzzesi, giudici che lavorano in una terra non di mafia, non di criminalità organizzata, per nostra fortuna. Qui non facciamo processi che vanno spesso sulle prime pagine dei giornali, e ne siamo molto contenti, perché il compito dei giudici non è di stare sui giornali, ma di lavorare, di studiare, anche con serenità. E questa è una regione in cui i giudici possono fare il loro lavoro con serenità, proprio perché non c'è quella pressione che in altre regioni d'Italia purtroppo c'è. Le infiltrazioni sono sempre possibili, ormai sappiamo bene che le mafie seguono il denaro. L'Abruzzo è una regione in ricostruzione, come sapete, nelle sue parti colpite dal terremoto. La guardia è sempre altissima. È il mio compito di magistrato, non ho meriti particolari, sono solo il presidente della Corte d'Appello, è proprio quello di far funzionare al meglio questa macchina,